Una buona sera dal Palabecchiere di Piacenza, dove sta per andare in scena la 26esima giornata del campionato di Serie B Citroen. Girone A, quest'oggi ad affrontarsi i padroni di casa della Becchiere di Piacenza e i Raggi Solaris di Faenza. Al mio fianco, come sempre, Marcello Merli, che ci dà subito una prima panoramica su quella che potrà essere questa partita. Sarà una partita sicuramente interessante, perché Raggi Solaris Faenza, al di là di quello che dice la classifica, è una squadra che gioca veramente un bel basket, composta da giocatori che si conoscono reciprocamente molto bene e forse pagano leggermente l'assenza di un crack o comunque di un grande realizzatore offensivo, però è una squadra che non si dà mai per vinta e ha già compiuto qualche scherzo alle prime della classe, come ad esempio le vittorie che ha ottenuto contro Cecina e contro Cento. Piacenza d'altro canto sta cercando di mantenere questo filotto consecutivo di vittorie e non sarà qua sicuramente a regalare niente, per cui mi aspetterò una partita molto intensa nei primi quarti e una partita invece più tattica nel secondo tempo, quando le squadre riusciranno ad aver studiato appieno l'avversario. Intanto vediamo che le squadre sono già pronte per questa palla 2. Faenza che è scesa con Dal Fiume, Boero, Iattoni, l'ex Forlì arrivato da poche settimane alla corte di coach Regazzi, poi Silimbani e col numero 12 Penserini. Per Piacenza ha saltato per questa palla 2 Infante, palla 2 che non, no, che verrà ripetuta, anzi accanto al numero 19 ci sono Magrini, Dordei, Soragna e Gasparin. Primo possesso è per Faenza, che con Dal Fiume organizza questo primo attacco. Palla circola fuori dal perimetro, si torna dal fiume marcato da Giovanni Gasparin. Palla per il numero 12 Penserini, nuovamente dal fiume che aspetta un blocco, poi trova in Silimbani un compagno che si prende la conclusione pesante, già a segno, ed è il primo vantaggio di questa partita per gli ospiti, 3-0. Intanto vediamo che Faenza si schiera a zona 2-3 subito della prima azione. E vediamo quali saranno le contromisure prese da Piacenza, che subito con Soragna cerca Infante, però la palla viene persa, possono attaccare i romagnoli già di là con Dal Fiume, poi il numero 6 Boero, si viene tornati da Dal Fiume che sfrutta il blocco di Silimbani. Toni in palleggio, buona la difesa su di lui di Dordei, ma c'è il rimbalzo del numero 13, il fallo di un biancorosso, dovrebbe essere Francesco Infante, credo di aver abbassato quel braccio. È stata una bellissima azione quella di Attoni, perché seppur Dordei avesse ostacolato molto bene l'uno contro uno, è stato più reattivo di tutti a recuperare il proprio rimbalzo, poi Infante è stato costretto a fare fallo per evitare che il numero 13 di Faenza realizzasse due punti semplici. Nella metà campo offensivo invece per Piacenza abbiamo visto un bel tentativo di touch pass, ossia di passaggio di tocco di Soragna, che purtroppo non si è concretizzato per Infante, che era pronto sulle linee di fondo. Comunque le posizioni che gli attaccanti piacentini hanno occupato nell'attacco erano quelle giuste per attaccare la zona. Intanto c'è l'1 su 2 per Faenza, quindi conduce 4-0. Gasparin a sfruttare il blocco di Infante, il quale taglia, non può ricevere. Gasparin chiuso, Infante con un controllo molto difficile di questo pallone, in qualche modo la palla a Matteo Soragna, che subisce un fallo. Buon per Piacenza, perché la difesa di Faenza l'aveva costretta ad un controllo molto difficile per quel pallone. Sì, in realtà la recezione di Infante era buona, nonostante non fosse propriamente sotto canestro, poteva evitare di fare quel palleggio che praticamente ha tirato su di sé le attenzioni della difesa faentina. Intanto gran bella azione con una circolazione di palla e un ribaltamento di lato molto veloce, Magrini ringrazia e segna questi tre punti e si sblocca il punteggio per la Becchiere di Piacenza, ora a meno uno, mentre attaccano i faentini con Dal Fiume che aspetta un compagno. Si fa vedere Iattoni, che però non la riceve perché sale Silimbani per il blocco, spezza tutto Dal Fiume che poi va da un compagno il quale ha commesso infrazione di passi, quindi palla persa per Faenza. Sì, Faenza gioca con due portatori di palla, due bravissimi trattatori di palla, perché a parte Dal Fiume che sta giocando proprio nello spot di playmaker, anche Boero è forse più un playmaker che una guardia, quantomeno negli anni precedenti anche in categoria inferiore ha sempre giocato nei ruoli playmaker, per cui sono entrambi ottimi portatori di palla. Intanto un brutto passaggio orizzontale di Dordei che causa il recupero di Faenza, bravo Soragno a contenere l'uno contro uno, rimbalzo di Magrini e si riparte.
Intanto ha sbagliato appunto Penserini per la buona difesa. Attacca Piacenza con proprio il numero 99, Magrini, che va da Gasparin, servito Luigi Dordei, si va poi da Matteo Soragna, si gioca nuovamente per Dordei, spalla canestro, attacca Silimbani, l'arresto è tiro sbagliato, però bellissima cosa di Infante, poi rimbalza il canestro. Sì, eccezionale, Infante a prendere questo rimbalzo, è andato veramente molto su, è stato bravo anche a tenere il pallone su creando separazione per due punti facili. Sbagliata la conclusione per i romagnoli, quindi può attaccare nuovamente Piacenza che fa viaggiare questo pallone. Luigi Dordei attacca dal palleggio, fuori da Soragna che non si prende la conclusione perché prova a tornare nuovamente da Dordei, la palla è leggermente fuori misura, attaccano i neroverdi con una nuova conclusione pesante, sbagliata in qualche modo, Magrini aveva controllato questo pallone, poi gli attoni a siglare questi due punti, azione un po' confusionaria, va bene per Faenza. Sì, peccato perché Magrini aveva il possesso della palla, gli è solamente scivolata, è stato molto sveglio gli attoni a recuperare subito il pallone per due punti. Intanto ingenuità di Gasparin che commette infrazioni di passi nella propria metà campo. Quindi c'è un nuovo possesso offensivo per i raggi Solaris di Faenza, si butta dentro Penserini a subire un fallo di un non convintissimo Matteo Soragna. Sì, Matteo dice di aver toccato solo il pallone, effettivamente della rotazione che ha preso sembrava, però da questa distanza non posso vedere nitidamente cosa sia successo, per cui gli arbitri hanno visto che c'era anche un po' di mano sotto la mano di Matteo, hanno fischiato fallo, adesso è rimasto nel fondo per Faenza. Può ricominciare a giocare, si fa vedere Penserini che riceve questo pallone, su di lui però la difesa aggressiva di Soragna, poi la palla circola fuori dai tre punti per la squadra di Faenza. Guerra da Silimbani fa saltare Infante e va a schiacciargli in faccia i punti del 5-8 dopo poco meno di 3 minuti e mezzo. C'è stata un'ingenuità difensiva di Francesco Infante perché ha saltato su una finta non neanche credibilissima di tiro, e è stato molto molto bravo Silimbani ad andare fino in fondo e schiacciare. Intanto sbagliata questa tripla da Matteo Soragna, era un tiro però ben preso, aveva lo spazio per prendersi quella conclusione, blocco durissimo su cui cade Magrini e poi c'è la conclusione pesante, Boero, e attenzione a Faenza che allunga sul più 6. Mi piace moltissimo l'atteggiamento di Faenza perché i giocatori appena ricevono palla prendono decisioni molto veloci, non tentennano, non fanno palleggi sul posto ma attaccano il canestro con cognizione di causa, tutti fanno qualcosa per attaccare e rendersi utili all'attacco Fantino. Questa intanto è una soluzione un po' estemporanea, questa presa di Magrini, si è preso un tiro quando ha visto che il proprio difensore passava dietro il blocco, non è il tiro costruito meglio sicuramente della stagione questo di Magrini, però ci ha già regalato delle gioie da questo punto di vista. Dal fiume sbaglia questo passaggio, può correre Magrini che cerca un contatto, è stato il fallo antisportivo, non valido questo canestro. Tra il fallo di Penserini in quanto ultimo uomo giudicato antisportivo, due tiri liberi per Matteo Magrini e poi ci sarà anche il possesso per Piacenza, un fallo che più che essere stato commesso da Penserini è stato cercato da Magrini in questo caso. Sì, adesso gli arbitri hanno premiato molto Magrini e si sono attenuti a quello che dice letteralmente il regolamento, il contatto in questo caso è stato provocato da Mattia perché ha cercato di tagliare la strada a Penserini. Sì, fallo ci stava, il regolamento dice che è antisportivo, infatti anche la panchina di Faenza non protesta più di tanto. Comunque è bello l'atteggiamento di Matteo che è super attivo in difesa, anche questa palla è stata recuperata perché si è mosso bene sulle linee di passaggio. Va segno anche con il secondo, quindi torna meno 4 Piacenza che ha, come dicevo in precedenza, il possesso per cercare di accorciare su una Faenza che ha iniziato veramente molto bene con il giusto atteggiamento, come giustamente stavi dicendo in precedenza. Attacca intanto Gasparin, trova poi Magrini, si va da Dordei, ben servito Francesco Infante che schiaccia e prova a portarsi anche a casa quel ferro, azione perfetta, è stato molto bravo Gasparin, aveva la possibilità di fare un arresto e tiro, invece ha rinunciato per cercare un tiro migliore, la palla ha fatto due volte dentro e fuori e c'è stato questo comodo passaggio di Dordei per Infante che è andato a schiacciare.
come detto in precedenza, per Faenza, se i giocatori che vanno a formazioni prendono decisioni veloci, leggono in tempo quello che offre la difesa e attaccano con decisione il ferro, nascono tiri buoni, però l'importante è che il flusso dell'attacco non si fermi. In questa, nell'ultima azione di Piacenza non è testimonianza. Intanto vediamo Penserini che prova a buttarsi dentro, ottimo l'intervento di Soragna che provoca questo recupero difensivo, poi lui a ricevere in punta, prova a servire, infatti il passaggio è difficile ma in qualche modo arriva ad Ordei anche con l'aiuto del tabellone e poi viene sporcato da Silimbani, corre Penserini, Del Fiume riceve proprio sotto canestra, non riesce a far gol, quindi preferisce tornare fuori e riorganizzare questo attacco, servito Silimbani che si allarga, intanto mancano 10 secondi nell'azione, Silimbani è tutto chiuso e quindi Magrini può mettere le mani su questa palla e correre nell'altra metà campo, Gasparin in angolo cerca Dordei, circolazione perimetrale per Piacenza che poi trova sotto canestra Infante, attacca Silimbani, il semigancio non ha gol, fine, ribalzo di Iattoni, può attaccare nuovamente la squadra nero-verde. Aveva ribaltato il lato molto bene Piacenza per servire Infante in uno contro uno e è stato molto bravo anche lui a prenderlo perché era la cosa giusta da fare, peccato perché ha sbagliato il semigancio, ma era comunque un buon tiro e una buona soluzione quella scelta di Piacenza. Intanto nella metà campo difensiva di Piacenza sembra il Fiume per vedere cosa è in grado di fare dal palleggio con un comodo arresto di tiro al centro area. Gasparin fuori da tre punti per Magrini che si prende il tiro decisamente fuori misura, corre quindi Iattoni che conduce questo contropiede non nella maniera ottimale, questo è quello che potrebbe succedere quando il tuo lungo prende il rimbalzo e mette giù la palla. Da un certo punto di vista è apprezzabile perché comunque manifesta aggressività, il fatto di voler andare nell'altra metà campo di corsa, però con in campo due portatori di palla come Boero e Del Fiume, insomma preferirei che la portassero loro a palla piuttosto che il lungo. Intanto entra a fare l'esordio in questa partita Sanguinetti. Il suo esordio casalingo dopo che era già ritornato nella partita vinta piuttosto agevolmente dalla Beccheri Piacenza. Sanguinetti che quindi torna a disposizione di Coach Bizzozzi, allunga le rotazioni sugli esterni. Intanto Dordei con un tiro sbagliato, il rimbalzo del giocatore Faentino favorisce Del Fiume. Giattoni ad attaccare l'altro, ne è entrato Samoggia, gli tira in faccia, vale due punti ma è un gran canestro quello del numero 13 per di Faenza. E Iattoni per Faenza è stato un gran inserimento, sono stati molto bravi a prenderlo da Forlì. Prova a lottare Dordei a rimbalzo che mette le mani sul pallone ma soprattutto subisce un fallo, fallo che è di Silimbani. Il primo personale, Silimbani che lascia il terreno di gioco e rientra Penserini. Il Piacenza in questo momento ha in campo quello che forse è il suo quintetto più dinamico, sia con due play guardia come Gasparini e Sanguinetti e Dordei da pivot, poi come ali ovviamente Samoggia e Magrini. E è proprio Dordei che viene servito su di lui, arriva il raddoppio e non riesce a far uscire questa palla che quindi finisce nelle mani di Benedetti, la conclusione per Faenza è sbagliata, rimbalza Magrini che predica calma, poi favorisce Gasparini nella conduzione di questo di questa transizione offensiva. Altra palla persa da Piacenza, iniziano a diventare tante quelle per i biancorossi, impressione di passi commessa in questo caso da Giacomo Sanguinetti. Ecco, quello che ha sbagliato Dordogne nell'azione precedente è più che il passaggio, che quello è puramente un errore tecnico, è stato non attaccare, ha subito passivamente al raddoppio e ha aspettato troppo tempo per vedere cosa offrisse la difesa, doveva probabilmente fare un palleggio verso canestro e aspettare che si muovessero i compagni, invece è stato fermo subendo la pressione e in quel caso si va indietro con le spalle, le gambe non sono cariche e il passaggio per forza viene male. Intanto sul 9-15 attacca Piacenza, Magrini che serve un Luigi Dordei sul quale viene commesso fallo, fallo che è del numero 13 Iattoni e per lui c'è un cambio nonostante sia il primo fallo. Coach Ragazzi sta ruotando molto i propri uomini, cerca di dare il più possibile, insomma di tenere in campo giocatori che siano il più possibile freschi. Sì, può anche essere un'arma tattica sostanzialmente, Piacenza non sta facendo tanti cambi per cui
su tutte le volte ci sono dei cambi nella panchina di Faenza, quasi in ogni azione i giocatori poi devono ridarsi gli uomini, scegliere chi tenere. Intanto segnalato un'infrazione di passe Gasparini, che aveva subito un contatto sicuramente falloso, evidentemente gli arbitri hanno segnalato questa infrazione prima del contatto, perché è impossibile che non avessero visto il contatto, perché era un po' più di vicino e era molto evidente. Sì, è un contatto sul quale gli stessi giocatori di Faenza si erano ormai rassegnati a vedere andare in lunetta il numero 11 biancorosso, così non è stato, appunto per l'infrazione di passi può attaccare quindi la squadra faentina con Boero che tiene vivo il palleggio, lo chiude perché può servire un compagno, il quale si arresta e segna. Sono due punti molto importanti per Benedetti. Sì, ribadisco i complimenti a Faenza, loro non inseguono tanto i giochi ma davvero cercano di leggere e reagire su quello che offre la difesa. Tanto tripla sbagliata da parte di Samoggia, e Piacenza che in questo momento sta veramente faticando, al di là del meno 8 che recita il tabellone in questo momento, ma proprio un diverso atteggiamento probabilmente delle due squadre. Beh, infatti sì, è vero, però la differenza secondo me si vede in attacco, perché Piacenza sta cercando di eseguire, di andare su quelle che sono le proprie certezze, che alla lunga pagano, perché 8 vittorie consecutive non sono un regalo e neanche le posizioni in classifica. Invece Faenza è più brava a cogliere quello che volta per volta succede, vedono un mismatch, lo cavalcano, non succede niente, i giocatori attaccano, puntano il proprio uomo verso canestro nell'attesa che qualcosa succeda. Sono veramente molto bravi. In questo caso la difesa concede un tiro dalla media a Luigi Dordei, il quale è molto bravo a mandare a segno per il meno 9. Mancano 24 secondi alla fine, discrepanza di circa 8-9 secondi fra il cronometro della partita e quello dell'azione. Non ci pensa minimamente Boero, che manda a segno una tripla. Sì, ci ha messo veramente pochissimo a tirare in questo caso Boero, ha ricevuto e con lo stesso movimento della ricezione è anche andato su, è stato veramente molto bravo, era un canestro difficile. Tanto prova ad attaccare dal palleggio Sanguinetti, serve Gasparini il quale si prende il palleggio e resta tira allo scadere, scheggia soltanto il ferro e quindi si chiude i primi 10 minuti che vedono a Vega di Piacenza sotto 11-23, punteggio che non è altro che l'esemplificazione di quanto stavamo dicendo. Faenza sta cogliendo tutto quello che può, tutto quello che la partita le offre, Piacenza si accontenta in alcuni casi e questo lo si vede dallo scarso apporto in fase offensiva e dalla bassa percentuale, soltanto 33% dal campo in questo primo quarto. Sì, Faenza sta anche tirando con 4 su 7 da 3 punti, che è un risultato ottimo per una squadra nel primo quarto, perché poi costringe la difesa a uscire molto velocemente sui tiratori e offre praticamente ai faentini la possibilità di battere il proprio difensore in uscita quando il difensore esce appunto per ostacolare il tiro. Ribadisco ancora i complimenti a Faenza, perché hanno dimostrato un'aggressività e un'intensità veramente alta. È vero che ci sono stati diversi cambi, però i giocatori finora sono stati coinvolti 6-7 giocatori nella rotazione. Se riuscissero a mantenere questa intensità per tutte e quattro i quarti, allora la partita avrebbe sostanzialmente un padrone. Penso che difficilmente potranno andare avanti in questo modo. È bravo comunque il coach Ragazzi, perché dopo una fase iniziale in cui abbiamo difeso a zona e guarda pochissime azioni, ha letto che c'era qualcosa che non andava e sono passato con la marcatura uomo. Vedremo adesso il proseguo della gara quali sono le alchimie tattiche di due allenatori. Intanto Pizzosi conferma il quintetto senza Soragna e senza Infante. Vediamo come soprattutto difensivamente riuscirà a riempire l'area Piacenza. E vediamo anche quali saranno le risposte di Faenza. Possesso che sarà per la Beccheri, già pronto Mattia Magrini ad effettuare questa rimessa. Sanguinetti pronto a riceverla, si può ricominciare. Quindi obiettivo per la Beccheri, tornare il più possibile a contatto. Vediamo questo attacco. Prova a farsi vedere Magrini che riceve però molto lontano da canestro. Dordei ad attaccare
Zambrini, la palla poi circola perimetralmente, si va da Gasparin, Sanguinetti, mancano soltanto 3 secondi, se ne avvede, quindi la conclusione è praticamente allo scadere, sbagliata, rimbalzo di Silimbani, anche in questo caso Piacenza ha più eseguito che non colto quanto offrisse l'attacco, la difesa, scusate. Sì, è una difesa a zona 2-3, Piacenza aveva chiamato subito un gioco con l'uomo sulle doppie uscite di Magrini, dopo questa doppia uscita non ha affrontato niente perché c'è stato sostanzialmente un cambio tra i difensori e Magrini è uscito che ha marcato, sono passati 15 secondi senza che nulla succedesse, alla fine Sanguinetti si è trovato costretto a creare dal palleggio e questo può andare bene o andare male sostanzialmente quasi in tutte le categorie, dalla Serie B all'NBA alla Prima Divisione. E sulla palla persa da parte di Faenza si apre questo attacco piacentino, la finta di Sanguinetti che poi serve nuovamente da Dai, Piacenza che sta cercando di mettere in partita il proprio capitano, nuovamente un tiro sullo scadere, però questa volta da lontanissimo Sanguinetti. Beh, gran difesa di Faenza e gran calcio di Sanguinetti, c'era probabilmente la possibilità di un tiro per Gasparin che invece ha preferito andare avanti con l'azione e poi non è successo più niente e si è trovato Jack Sanguinetti a dover tirare sostanzialmente una preghiera dai tre punti che è stata accolta. Intanto si aprono gli spazi per Guerro che però sbaglia questo tiro, c'erano tanti forse troppi metri lì per lui per prendere la mira, è andata bene per Piacenza che ha sbagliato. Intanto Magrini dall'angolo, il tiro è sbagliato, prova a lottare Dordei, arriva prima Silimbani a favorire Benedetti e poi Buero, il canestro da parte di Zambrini, rivale il 14-25. Ancora in questa occasione è stata ottima l'attacco di Faenza perché loro prendono la prima occasione buona che gli capita durante l'azione, non aspettano e non giocano col cronometro, vedono una possibilità e tirano. Finora il campo gli sta dando ragione e le percentuali sono veramente ottime, sono tutti e 5 giocatori di Faenza sono in ritmo. Un altro tiro preso da Dordei che è sbagliato, fischiato un fallo, dovrebbe essere un giocatore di Faenza, così è il numero 10 Benedetti. Benedetti non è riuscito a mettere il proprio corpo davanti a Gasparini in fase di taglia fuori che gli ha preso in maniera ottima il tempo, poi la differenza di struttura fisica di chi gli ha fatto il resto, Benedetti si è trovato costretto a trattenere Giovanni. Intanto Soraglia che è rientrato sul terreno di gioco ha favorito in qualche modo Gasparini, il quale prova a servire Dordei, nuovamente Gasparini lontanissimo, deve prendersi questo tiro perché si avvicina allo scadere dei 24 secondi, altra tripla presa dopo tantissimi secondi, altra tripla malata a bersaglio, Piacenza è a meno 8. Quindi questo è un gran canestro solo di Gasparin perché si è fatto l'arresto, ha fatto il palleggio prima, ha fatto un ottimo tiro. Esattamente come quello di prima, era semplicemente di Sanguinetti, fischiato intanto un fallo a Luigi Dordei, per lui è il primo personale. Il Piacenza si sta praticamente attaccando, si sta aggrappando al talento dei singoli più che al gioco corale che ha invece dimostrato più e più volte in questo campionato. Intanto poco prima del time out è entrato sul terreno di gioco Emanuele Meschino, testimonianza di quanto sia profonda la becca di Piacenza anche e soprattutto nel reparto lunghi. Sì, e ricordiamo Meschino è uno che in qualche partita la differenza l'ha fatta, un po' entrare solo dopo 13 minuti di partita è un lusso che non tante formazioni di Serie B anche di alto livello possono permettersi. Vediamo come si comporterà contro l'attacco alla zona. Dordei è più un giocatore che anche il tiro dai 4-5 metri o anche dai 6 metri che può fronteggiare, mentre Meschino è più un giocatore che riceve sugli scarichi, meno in grado di creare in uno contro uno. Immagino che verosimilmente occuperà le posizioni sull'attacco e sulle linee di fondo nell'attacco, mentre Dordei sarà più in lunetta. Vediamo chi occuperà lo spot di post alto, che ricordiamo è una zona molto importante per l'attacco alla zona. Dobbiamo sottovalutare anche l'intelligenza che può mettere in campo Emanuele Meschino, lo dicevi giustamente in precedenza, lui ha dimostrato in diverse partite di poter dare molto alla causa, non tanto e non solo in termini di punti e rimbalzi, ma proprio di costruzione del gioco, di lettura di quanto concesso in quel momento dalla partita, potrà essere un'arma in più probabilmente in questi stracci di partita che giocherà. Intanto attacca Faenza,
con Penserini che si prende questo palleggio e il resto tiro. È molto bravo lui perché aveva il difensore veramente vicino, domanda a segno e soprattutto riporta Faenza con la doppia cifra di vantaggio. Sì, forse Sanguinetti poteva fare qualcosina di più prima di subire il blocco, invece era subito un po' passivamente. È stato, come dicevi giustamente tu, molto bravo l'attaccante fiorentino a procurarsi questo palleggio al resto tiro che gli ha procurato a sua volta due punti. È stato un gran rimbalzo da parte di Silimbani in precedenza sull'errore di Piacenza, attacca dal fiume che aspetta un blocco, arriva Iattoni, poi mantiene vivo il palleggio Pensierini proprio da Iattoni che attacca Moschino, il cambio difensivo, scusate, era Zambrini in precedenza. Thank you.
Tutto pronto per il terzo quarto fra Piacenza e Faenza, ospiti che inizieranno sul più 13, 29-42, quanto maturato nei primi 20 minuti. Una Piacenza che ha faticato ad attaccare principalmente, lo testimoniano i soli 29 punti, ma soprattutto l'atteggiamento mostrato, con tanti tiri costruiti dagli ultimi secondi, addirittura non costruiti, con soluzioni individuali piuttosto che corali. Faenza invece ha interpretato al meglio questa partita, come raccontava anche Marcello Merli nei primi 20 minuti. Soluzioni rapide, le migliori offerte dalla difesa e poi tantissima intensità. Esatto, sono molto curioso di vedere in questi primi minuti quale sarà l'impatto di Infante, perché è stato seduto per gran parte del primo tempo. È un giocatore da cui difficilmente Piacenza riuscirà a prescindere, anzi è anche riuscita in questo campionato a prescindere. È un pivot vero e la sua presenza è molto ingombrante in attacco. Vediamo se riuscirà a stare in campo tanti minuti. Intanto vediamo come c'è una palla persa da parte di Faenza. Ottima la difesa biancorossa in questo caso. Sì, è stato bravissimo Infante a tenere i piedi e le mani in movimento, è riuscito addirittura a toccare la palla a un palleggiatore molto più piccolo di lui, che aveva un vantaggio su Francesco potendolo attaccare in palleggio. Invece è stato appunto bravo a toccarla e farla carambolare sulle gambe dell'avversario. Intanto difficile questo controllo della palla da parte di Dordè, che però poi riceve nuovamente. Sono stati probabilmente azzerati, si è bloccato il tabellone però dei 24 secondi. Intanto è arrivata la schiacciata da parte di Infante. In questa azione se la sono passata facendo anche fatica, solamente i due pivot, prima uno dopo da una parte, poi uno dopo dall'altra. Bravo Infante a farsi trovare pronto ed esplosivo sullo scarico, andare a inchiodare due punti con una schiacciata. Positivo l'impatto di Infante in questo neanche primo minuto di partita. Difesa allungata quella degli esterni di Piacenza, Magarini a fare pressione a tutto campo su Benedetti. E Silimbani è in punta, serve proprio Benedetti, sul quale sta difendendo molto bene Magrini. Poi Iattoni, il palleggio arresto, non c'è il tiro perché c'è il passaggio nuovamente per Silimbani, che colpisce dal mezzo angolo e tornano 13 punti di vantaggio per gli ospiti. Che è stato bravo Iattoni a
costruire questo tiro. Infatti è andato molto aggressivamente in aiuto senza che potesse arrivare alla rotazione, perché Silimbani era in angolo e in quel punto il difensore più vicino era molto distante. Bravo a segnare con freddezza, due punti era un calcio non facile. Intanto ancora difesa a zona quella di Faenza, che ha messo tanto in difficoltà Piacenza nel primo tempo. Piacenza prova a batterla con Gasparin che serve Magrini, servito Dordei che mette giù la palla, non vede Del Fiume che gli strappa questo pallone, lancia Penserini sul quale arriva la stoppata però fallosa di Giacomo Sanguinetti. Ha fatto un errore in attacco Dordei, perché poteva attaccare con più decisione, invece ha esitato e ha catturato su di sé l'attenzione di un difensore esterno che è arrivato da dietro molto bene a toccare di palla. Gli attaccanti piacentini devono cercare di prendere decisioni più velocemente, altrimenti rischiano veramente di esporsi alla pressione della difesa faentina, che è veramente molto alta. Giocano con tanta intensità sia in attacco che in difesa. Sbagliato intanto il primo tiro libero da parte di Penserini, va con il secondo a sua disposizione, questa volta a segno per il 31 a 45 per Faenza. Faenza che tiene lunga la difesa, Sanguinetti prova a battere dal palleggio, poi serve Gasparin, Dordei si fa vedere, spalla canestro, si gira, serve nuovamente Gasparin. Piacenza ha costruito poco, mancano 5 secondi, la palla da Magrini che non colpisce da 3 punti, lotta molto bene Luigi Dordei che poi serve questo pallone leggermente fuori misura per Infante che non può controllarlo, palla persa dalla Beccheri, un peccato perché ha sprecato veramente quella che era una seconda opportunità. Sì, è stato bravo Dordei a recuperare questo rimbalzo, era anche giusto il passaggio secondo me, era forse nella posizione non ideale Infante, non ha offerto l'angolo adatto per lo scarico. Intanto buon aiuto di Sanguinetti che frutta anche una palla persa, perché Selimbani fa partire un missile che non riesce ad essere fermato dal proprio compagno. Buon per Piacenza, ottima cosa giustamente di Sanguinetti. Sì, si è mosso molto velocemente sulla linea orizzontale, quando Silimbani si è girato si è trovato Sanguinetti lì, ha dovuto prendere una decisione molto rapida, ossia scaricare in angolo, però il passaggio è stato impreciso. Il tiro è stato sbagliato proprio da Sanguinetti, che in qualche modo mette le mani su questo pallone, non senza difficoltà, lottano tutti, ma alla fine è Piacenza ad avere il nuovo possesso. Gasparin da Dordei, tanto si è sistemata molto bene la difesa che anticipa questo passaggio più che telefonato diretto a Infante, e Iattoni punisce con 3 punti che fanno molto male alla Beccheri. Eh sì, perché più volte è andato vicino a riavvicinarsi la Beccheri e invece ha sprecato perdendo tanti palloni, e Iattoni ha punito. Intanto infrazione di passi, nuova palla persa dalla Beccheri, e attenzione perché il rischio è che si provi a ricucire questo distacco, che è fattibile da ricucire, però sono comunque 17 punti in maniera individuale e non giocando di squadra, cercando sempre la soluzione migliore. Sì, mi sembra un po' rinunciataria nella sua aggressività Piacenza, perché partono le azioni con aggressività ma poi rinunciano a qualche tiro oppure fanno qualche passaggio un po' forzato. È giusto continuare ad attaccare con quello che ci ha fatto finora e che ha fatto la differenza in questo campionato. Dordei cerca un compagno, trova Gasparin, poi servito Infante che attacca dal palleggio, si crea spazio, appoggia il tabellone, 2 punti di autorità per Francesco Infante. Sì, la potenza di Infante è una delle cose che Piacenza ha cavalcato, specie in queste ultime vittorie, ed è giusto tornarvici, però con aggressività, non come ultima scelta. Iattoni che ha mani morbidissime manda a segno altri 2 punti per il 33-50, giocati poco più di 4 minuti in questo terzo quarto, e Faenza continua a rimanere su quello che è stato fino a questo momento il massimo vantaggio. Attacca intanto Dordei, si appoggia al tabellone, un tiro difficile ma con la sua classe lo manda a segno. Sì, è un tiro difficile però Piacenza ha costruito bene, e l'uno contro uno di Dordei è sicuramente una delle armi che Piacenza in faretra, ed è giusto cavalcarlo. Intanto Piacenza ha provato ad alzare l'intensità difensiva in questa azione, arriva però il fallo di Dordei, però si è alzata molto la pressione da parte di Gasparin, di Dordei, di tutti i giocatori biancorossi.
Dai reparti parziali si devono fare su entrambe le metà campo, poi cominciano a segnare, ma se gli altri continuano a segnare lo stacco non si ricucerà mai fino in fondo. Bisogna innanzitutto cominciare a evitare che Faenza segni e soprattutto che segni con facilità. Soragna difende molto bene su Iattoni e lo costringe al fallo in attacco. Giocata di classe ed esperienza del numero 7 biancorosso, che riconquista così un nuovo possesso per i suoi compagni. E Soragna in difesa è un cliente bruttissimo, anche se non è eccessivamente veloce sul primo passo, sul primo metro, è comunque talmente intelligente dal punto di vista cestistico che riesce a individuare quali saranno le decisioni dell'attaccante forse prima ancora che l'attaccante stesso l'abbia presa. Molto bravo anche a farsi trovare dai compagni, molto bravi i compagni a servirlo, nella fattispecie Sanguinetti. Due punti per il meno 13 Piacenza, prova a ricucire punto dopo punto. C'è il fallo, secondo gli arbitri c'è anche il canestro valido. Il fallo dovrebbe essere di Soragna, fallo evidente, però canestro valido mai nella vita, perché la spinta è arrivata, il giocatore se n'è accusato, però è arrivata sulla ricezione. L'ottimo Silimbani ha comunque fatto due passi, ha girato dalla parte del ferro e poi ha segnato. Mi sembrava che il fallo fosse venuto ben prima dell'azione di tiro. Gli arbitri hanno visto continuità, peccato, perché comunque era un momento positivo per Piacenza questo. Silimbani però non concretizza il gioco da tre punti, si resta sul più 15 Faenza e possesso per la Beccari, con Soragna che torna da Sanguinetti, si butta il blocco proprio del numero 7, poi Mancrini a servire nuovamente Soragna che si guarda attorno, ha spazio, prende il tiro, lo sbaglia però Infante, lotta molto bene, sbaglia questo tiro, sbaglia il tapin Gasparin. Tre tentativi per Piacenza, nessuno di questi è andato a buon fine, quindi attacca nuovamente la squadra faentina con Pensarini che si butta dentro, servito Zambrini, il tiro dal mezzangolo è sbagliato, lottano un po' tutti i giocatori, alla fine è Dal Fiume a mettere le mani sul pallone. Pensarini torna da Dal Fiume che predica calma e chiama un compagno, arriva Silimbani con il blocco, resto e tiro da tre punti completamente fuori misura e quindi sarà rimessa per Piacenza. E bene così, perché Piacenza si è trovata un paio di volte ad inseguire in questa azione e quando insegui ti esponi un po' alla volontà dell'attacco. C'è stata questa forzatura di Dal Fiume, bene per Piacenza che si è andata corta di un metro. Sanguinetti a sfruttare il blocco di Infante, poi non lo serve, va da Gasparin, il quale apre il palleggio, aspetta che Infante si faccia vedere, viene servito Francesco che si gira e segna altri due punti. Si resta sul meno 13. Se si creano le spaziature giuste, penso che la cosa migliore del Piacenza sia continuare a cavalcare gli uno contro uno di Infante, perché ha maggior potenza fisica rispetto a qualsiasi avversario in questo momento in campo. L'unico giocatore di Faenza che potrebbe marcarlo è Casadei, che però non è di questa partita e quindi Infante è giusto che si faccia vedere. Intanto c'è il tiro sbagliato da parte di Faenza, lotta molto bene Sanguinetti che corre nell'altra metà campo in velocità, serve Matteo Soragna, la tripla è sbagliata ma lotta molto bene Gasparin, è un'altra Piacenza in questo momento. Sì, è un'altra Piacenza, sta nascendo tutto dalla difesa. Se Piacenza riesce a avere il controllo dei rimbalzi, a riuscire a occupare l'area, tutte le volte che qualcuno è battuto riesce ad arrivare in tempo l'aiuto, tutti i giocatori si sentono coinvolti, anche in attacco hanno le gambe più leggere e la testa semplicemente più sgombra. Se si attacca dopo aver subito canestro, soprattutto a livello emotivo, si è più bloccati. In questo caso un tiro allo scadere dei 24 secondi è sbagliato, però molto bene Infante che non solo prende il rimbalzo ma segna e chiede l'incitamento del pubblico, perché Piacenza dopo tanto tempo è tornata a meno 11 dopo essere stati sotto di 17 per lunghi tratti. È una bella cosa, arriva l'intercetto che però non porta al recupero della palla perché esce dal campo con l'ultimo tocco di Piacenza. Sarà rimessa per Faenza dopo questo time out che coach ragazzi non poteva esimersi dal chiamare, perché assolutamente vede che Piacenza è in un buon momento. Intanto c'è un tecnico fischiato a Faenza, non ho capito se all'allenatore, non so se alla panchina o comunque a un giocatore della panchina o a Silimbani, adesso non ho visto la segnalazione purtroppo.
però è la cosa migliore per Piacenza, perché si è passati da un possesso per Faenza offensivo con 24 secondi, adesso ha un attacco per Piacenza che ha la possibilità di repontarsi sul meno 9 o di ancora sul meno 8 con un gioco da tre punti. Anche in quest'ultima azione piacentina abbiamo visto un'ottima rotazione che ha portato questa rimessa, alla rimessa laterale che poi si è convertita in tecnico. Sanguinetti si è fatto battere sul primo palleggio, però è arrivata in tempo l'aiuto e è arrivato dal lato giusto, perché è arrivato dal lato debole. Se fosse arrivato dal lato forte, infatti Gasparino ha avuto la tentazione di andare verso la palla, ma poi è tornato verso il proprio uomo, l'attaccante Faentino avrebbe avuto uno scarico semplice, mentre in questo caso ha dovuto fare uno scarico molto difficile, che poi è stato leggermente toccata la palla, ma poteva essere anche intercettata, aprendo così il contropiede piacentino. Ottima rotazione difensiva, ripeto. Intanto Gasparin segna il tiro libero, si è passati da una rimessa per Faenza ad un tiro libero più possesso per la Beccheri Piacenza, che in questo momento è a meno 10, ha la palla per tornare sotto la doppia cifra, e sicuramente, stando anche a quanto successo in precedenza, appunto quello che dicevi, una buona difesa può essere il viatico giusto per ritornare il più possibile in partita. E dal punto di vista dell'atteggiamento sicuramente, di riuscire a impedire per 3-4 azioni di fila a Faenza di vedere il canestro è la cosa più positiva che può succedere per Piacenza. Intanto riceve Magrini che attacca dal palleggio, servito Gasparin che si butta nuovamente dentro, si va di penetra e scarica nell'attacco piacentino, molto bene per Gasparin che ha tanto spazio, ha creato gioco Piacenza in questo caso. La dimostrazione sono i tre punti che portano Piacenza a meno 7. È sostanzialmente un 10-0 quello siglato dalla Beccheri, che conquista rimbalza con Soragna e può proseguire nel momento positivo. Sì, questo tecnico di Faenza gli ha costato 4 punti. Adesso l'allenatore, nel caso finisse male, deve fare un mea culpa enorme, perché in un momento del genere prendere un tecnico contro una squadra cinica come Piacenza non è la cosa migliore da fare. Intanto è sbagliato questo tiro da Gasparina, però era un tiro da prendere anche e soprattutto in virtù di quanto è successo nell'azione precedente. Poi è proprio lui a commettere fallo su Dal Fiume, che l'aveva battuto dal palleggio. Si è detto una cosa molto giusta, Gasparin deve prendere questi tiri, perché comunque in diverse occasioni si è dimostrato essere il faro offensivo della squadra. L'asse lui e Infante è quella che probabilmente ha prodotto più punti dall'inizio del campionato, e quando ha la possibilità non deve rinunciare a questi tiri, ma deve prenderli, che poi possono entrare o possono uscire, quello è un altro paio di maniche, ma sono le cose migliori che la difesa ti offre e tu devi coglierle. Intanto Penserini va da un compagno, poi riceve Zambrini, palla per Silimbani che si prende il semigancio, va a segno, gran bel movimento di mano Lancina, la sua mano forte, per il numero 8 Faentino. Si muove il punteggio di Faenza, 45-54, manca sostanzialmente un minuto alla fine del terzo quarto. Attacca Piacenza con Sanguinetti, vedete, scarica, poi riceve nuovamente, a tantissimo spazio, prende la mira e colpisce da tre punti. Anche in questo caso tanto spazio creato dall'attacco di Piacenza. Ecco, sia in questa occasione sia nell'azione della bomba di Gasparini due azioni fa, quello che è fondamentale nella fase di preparazione di tiro è l'uscire dopo aver scaricato. Se esci nel posto che la difesa ti lascia libero, molto probabilmente avrai tanti metri per poter tirare, come ha dimostrato in questo caso Sanguinetti. E se un giocatore di questo livello ha spazio per prendere la mira e mettere a posto i piedi, difficilmente non segnerà. Sbaglia Penserini, conquista il rimbalzo Silimbani che serve male il proprio compagno, arriva la palla persa in precedenza su quello che poi si è rivelato un rimbalzo offensivo per Faenza. C'era stato però in precedenza l'ottima difesa di Francesco Infanti che aveva impedito il canestro del diretto avversario. Alla fine non ha pagato dazio Piacenza, che ha la palla per andare fino alla fine del terzo quarto, perché mancano esattamente 20 secondi. Sanguinetti quindi supererà con molta calma questa metà campo. Serve Gasparin che gli riconsegna il pallone, arriva Soragna per un blocco, lo sfrutta molto bene Sanguinetti che serve Infante, l'alley-oop con l'appoggio al tabellone, meno 4 Piacenza, con l'errore di Dal Fiume Piacenza appunto meno 4, 50-54. È stato un terzo quarto incredibile quello dei ragazzi di coach Pizzosi,
21-12 il parziale, ma soprattutto è cambiata la faccia dei giocatori, è cambiato il modo di interpretare la partita da parte della Becheri. Beh sì, dopo forse i primi tiri sbagliati per Faenza sono cominciate a mancare un po' quelle certezze che hanno costruito appunto la squadra romagnola, anzi hanno aiutato la squadra romagnola a costruire questo vantaggio. L'impatto di Infante in questo terzo quarto è stato incredibile, perché in difesa non ha sbagliato niente, ha sempre andato nei tempi d'aiuto perfetti, è riuscito a stare lontano dai falli che ogni tanto in questo campionato sono stati la sua croce, e in attacco si è dimostrato sempre pronto e sempre aggressivo, sia in balzo offensivo che nelle situazioni di scarico o anche di uno contro uno. Adesso Piacenza deve continuare a muovere così tanto i piedi in difesa e a cercare di stare accoppiati col proprio uomo senza perderlo neanche fuori dalla linea dei tre punti per il resto dei 10 minuti. Piacenza in questo terzo quarto non ha effettuato neanche un cambio, per cui i giocatori che sono stati in panchina in questo quarto devono, nel momento in cui saranno chiamati in causa, e senz'altro saranno chiamati in causa, devono cercare di essere già pronti con la testa e con le gambe e sapere quello che devono fare, cercando di imitare le astuzie più che le abilità tecniche che hanno effettuato i propri compagni in questo terzo quarto. E si riparte con il quarto quarto, Piacenza è in possesso di palla, quindi dopo essere tornata a meno 4 avrà la possibilità di eventualmente riavvicinarsi ulteriormente nel punteggio. Confermati i 5 che avevano chiuso al terzo quarto, Sanguinetti riceve questo pallone e supera in questo momento la metà campo. Blocco di Matteo Soragna, Sanguinetti tiene vivo il palleggio, poi Magrini a servire Infante. È stato molto importante quanto fatto dal lungo piacentino nel terzo quarto, lui che si crea spazio, sposta tutti e appoggia altri due punti. Questo è un canestro di personalità di Infante, perché aveva la possibilità di servire Soragna sul taglio, purtroppo l'ha visto forse un po' tardi e allora ha detto al proprio compagno di andare via e si è giocato l'uno contro uno, non facile, ma comunque ha segnato un canestro veramente importante. Ed è il 16° punto, quello segnato da Francesco Infante, mentre c'è un fallo del numero 99, Magrini. E d'altra parte essere molto aggressivi sul palleggiatore comporta spendere falli. È il primo personale di Magrini, presumo. Anzi sì, confermo, è il primo di Magrini. Può andare avanti e mettere la stessa intensità muovendo anche le braccia allora in difesa per tutto il resto della partita. Riceve Silimbani lontanissimo da canestro, poi dal fiume a sfruttare il blocco proprio del numero 8 Penserini, marcato da Magrini, il quale è molto aggressivo, si tuffa su questo pallone e procura in qualche modo questo recupero di Sanguinetti che lancia Gasparini. C'è un fallo tecnico? Sì, a Penserini, che lamentava di aver subito un contatto falloso da Magrini in questa fase di recupero. Oddio, mi sento di dar ragione a Pensierini perché mi sembra aver visto muovere in maniera un po' sospetta le braccia di Magrini. Peccato per Faenza perché non sta tenendo il controllo dei nervi. Ecco, questo è un fischio, è vero che può mandare fuori di testa un giocatore che sta subendo una rimonta. Devono cercare i faentini di, se vogliono rimanere all'interno di questa partita, di
mantenere appunto il controllo dei nervi e andare avanti come nel primo tempo, se vogliono appunto mantenere il vantaggio. Intanto si cerca l'uscita degli esterni dal lato dove gioca Infante, perché può giocarsi uno contro uno in caso di mancato tiro. E adesso ottima azione di Piacenza, gran extra pass di Sanguinetti che riceve in guardia, la da Gasparin che molto intelligentemente si va a trovare in angolo. È il primo vantaggio di Piacenza in tutta la partita, arriva 8-37 dalla fine. Ed è una tripla che chiude una parziale incredibile da parte di Piacenza. Intanto c'è stato un fallo fischiato alla difesa biancorossa, quindi è rimessa per Faenza, che deve affrontare un momento non semplicissimo in questa partita. Sostanzialmente 20 punti quelli recuperati dalla Beccheri di Piacenza. Il tiro è completamente fuori misura da parte del giocatore faentino, poi il rimbalzo è di Silimbani che subisce un fallo. Sì, il rimbalzo abbastanza fortunoso quello di Silimbani, che comunque ha la bravura di farsi trovare pronto. Adesso un tiro che non ha preso neanche il ferro, è finito nelle mani dell'attaccante nonostante avesse subito il taglio fuori l'Infante, e a rompe il digiuno faentino Silimbani con questo tiro di bar. Due su due per Silimbani per la nuova parità, 56 a 56, mancano 8 minuti e 20. Attacca Piacenza con Gasparin, poi Magrini che si prende questa conclusione da 3 punti, prova a lottare Infante, però è Iattoni a mettere le mani sul pallone a servire Penserini, poi è proprio Silimbani che apre il palleggio, poi va dal fiume. Iattoni ha vantaggio su Magrini ma non viene servito, questo vantaggio lo sfrutta per prendere il rimbalzo e portarsi a casa un fallo. Sì, Piacenza è stata lenta in transizione ad accoppiarsi, ha fatto un'uscita molto generosa Infante andando in angolo, probabilmente poteva andare Gasparin, comunque meglio in due che nessuno, insegnano gli allenatori mini basket. In questo caso invece per una partita di questo livello bisognerebbe cercare di essere un po' più lucidi anche negli accoppiamenti difensivi in transizione. Quello che mi sembra abbia notato la differenza tra adesso e il primo quarto è che, anzi il primo tempo, in questo caso Faenza aveva la possibilità di prendersi un tiro rapidamente ed ha rinunciato cercando di costruire qualcosa di meglio. È vero, ha fruttato due punti, però a furia di voler cercare una soluzione ancora migliore si rischia di rompere un po' il flusso offensivo e di conseguenza l'inerzia della partita. Infante attacca a spalla a canestro contro Silimbani, quale tiene molto bene la posizione, costringe Infante a dover rigiocare questo pallone. Magrini perde la maniglia e quindi lancia in qualche modo Faenza, però tiene molto bene su Ragna che rallenta l'offensiva romagnola. Dal fiume attacca dal palleggio, arriva Infante a chiudergli la strada, servito Silimbani che ha vantaggio su Magrini, il quale costringe il numero 8 ad una palla persa. Bravo Magrini a togliere la sedia all'attaccante faentino, a Silimbani. Adesso viene redarguito Magrini, probabilmente è stato richiamato per dire al prossimo flopping. Sì, a me sembra che si sia sbilanciato indietro per cercare appunto di togliere il contatto all'attaccante che stava attaccando in post basso e spingendo col retro. È una caduta che ci sta, non mi sembrava stesse cercando il flopping ma stesse cercando solamente di togliersi. Fatto sta che Piacenza ha questo nuovo possesso, è tornata sotto di due punti, ma sicuramente tutta un'altra musica rispetto a quanto visto non più tardi di una decina di minuti fa. Attacca Infante, intanto col suo classico giro sul perno c'è il fallo subito da parte di Silimbani che va subito a scusarsi con il diretto avversario biancorosso. Due tiri liberi per Francesco Infante. Ottima questa lettura di Infante, ha fatto due palleggi verso il centro dell'area, ha visto che Silimbani lasciava la linea di fondo e lui, forte appunto di questo movimento che ha nelle sue corde, è andato all'altra parte del tabellone a tirare. Purtroppo il contatto è stato molto forte, non poteva assolutamente fare due punti più tiro libero e si accontenta di due tiri liberi. Segna Infante per il meno uno. Sbaglia invece il secondo, va a vuoto il tentativo di rimbalzo offensivo di Gasparin. Dal fiume a superare la metà campo marcato dall'altro numero 5, quello della Beccheri, ovvero Sanguinetti,
Penserini, su cui arriva il raddoppio, però non arriva il recupero difensivo. Passaggio completamente sbagliato da parte di Boero e quindi rimessa per Piacenza. Sì, era stata leggermente deviata la palla da Soragna, che ha costretto l'attaccante in angolo Faentino a non poter controllare il pallone. Comunque grandissima difesa di Piacenza, che con rotazioni e pre-rotazioni soprattutto ha costretto l'attacco ad andare dove la difesa stessa voleva. Intanto movimento Giorgevic di Magrini, che porta tre punti veramente fondamentali. Movimento Giorgevic, ossia l'attaccante penetra, scarica in guardia e poi si va a trovare in angolo. Molto spesso il proprio difensore non riesce a seguire fino in angolo il difensore che ha appena attaccato. Ottimo recupero per la difesa di Piacenza. Gasparin in palleggio sfrutta il blocco di Matteo Soragna, il quale però commette il blocco in movimento. Questo è l'avviso degli arbitri. Palla persa da Piacenza, un peccato perché sul più 2 aveva la possibilità di allungare come non aveva mai fatto nell'arco di questa partita, quindi palla nel possibile pareggio se non vantaggio per Faenza. Il fischio che mi sento di definire ingeneroso nei confronti di Soraya, mi sembra un blocco normalissimo, non ha preso alcun vantaggio, non ha fatto male all'avversario. Fatto riceve dal fiume molto lontano da canestro, Iattoni sbaglia questo tiro, al rimbalzo è di Magrini che chiama la calma ai propri compagni, poi consegna Sanguinetti. Sì, quello che sta facendo la differenza nel secondo tempo, a parte la maggiore aggressività ovviamente di Piacenza, è l'indecisione di Faenza. Non coglie la prima occasione buona, ma cerca sempre qualcosa di meglio e rinuncia dei tiri che nel primo tempo ha messo con continuità. Adesso secondo me sta sbagliando a rinunciare. Dall'altro lato Piacenza sulle ali dell'entusiasmo, anche in questo caso Matteo Soragna ha sbagliato un tiro che per lui è facile, ma la convinzione l'ha portato a prendere questo tappino e a segnarlo in maniera anche molto più difficile. Sono i due punti che portano Piacenza più 4 e oltretutto costringono la panchina Faentina al time out, perché coach Ragazzi non vuole che l'inerzia di questa partita spinga Piacenza sempre più avanti, sempre più lontano. E mancano sempre meno minuti, ci sono 5:31 alla fine di questa partita. Recuperare un eventuale distacco sarebbe difficile per i suoi ragazzi. Sì, adesso secondo me quello che dirà coach Ragazzi nel time out è quello di continuare a giocare a basket senza pensare a quello che è stato nel primo tempo e quello che invece sta succedendo in questo secondo. Faenza ha comunque delle certezze, ha un bel attacco molto fluido, ha dei giocatori di talento che possono attaccare sia col tiro piazzato che dal palleggio. Pochi giocatori di posta, ma comunque quello che ha portato la squadra romagnola ad un vantaggio anche di 17 punti è stata appunto la fluidità e la certezza delle proprie scelte. Loro non devono smettere di attaccare, anzi loro devono continuare ad attaccare senza pensare al cronometro. Seguiamo questo attacco proprio di Faenza, che serve molto bene a Zambrini. Un'incomprensione da parte dei ragazzi in bianco-rosso, consegnano il 62-60. Attacca in palleggio Sanguinetti, va da Magrini che apre il palleggio, ritorna dal proprio numero 5, il quale sfrutta il blocco di Infante, pick e ripick del 19, il quale poi riceve, attacca molto lontano spalla canestro, mancano pochi secondi, passaggio è leggermente fuori misura, Piacenza non riesce nemmeno a prendersi un tiro. Infrazione. No, c'è stato un fallo di Dal Fiume sul palleggio di Gasparina appena prima della fine dei 24, è stato segnalato questo fallo e Dal Fiume, con un gesto abbastanza inequivocabile, ha detto la sua opinione all'arbitro e ha sanzionato il terzo tecnico della partita. Ma dove sono io, sono coperto, quindi non avevo colto questa segnalazione degli arbitri, grazie Marcello. Tanto appunto Gasparin in lunetta per amministrare il libero del tecnico, non lo manda a bersaglio, però ci sarà appunto un nuovo possesso per la Bakery. Ha fatto una cosa molto preziosa Giovanni, perché ha letto la
posizione sbagliata del difensore, e anche se mancava un solo secondo ha fatto un palleggio molto profondo verso canestro che ha costretto il difensore a commettere un fallo. Magrini in palleggio, aspetta che Infante si faccia vedere, la ricezione non è semplicissima e il passaggio è ancora più complesso. Palla persa da parte di Piacenza, Silimbani a rimorchio, non si prende questo tiro, porta quindi il blocco ad Alfiume e si butta dentro. C'è però l'ottima difesa da parte di Piacenza con Infante e Suragna a mettere le mani su questo pallone, a far vedere un nuovo attacco alla Becheri. Il Suragna ha sbucato dal lato debole insieme al pallone, c'era già scritto Matteo su quella palla ancora prima che lasciasse le mani l'attaccante. Intanto peccato perché questo palleggio verso il tiro di Gasparin ci ha regalato diverse gioie durante la stagione, in questo caso non esce, anzi non entra. Silimbani attacca a spalle a canestro e Infante lo costringe ad un tiro che va completamente fuori misura, colpisce addirittura la parte alta del tabellone, quindi giudicata fuori. Rimessa per Piacenza. Piacenza che sono sostanzialmente 16 minuti che gioca con gli stessi 5 uomini. Abbiamo visto Samoggia e Dordei in panchina a lunghi tratti, è vero che hanno faticato ad entrare in questa partita, è anche vero che è quasi impensabile che questi 5 possano garantire 20 minuti continuativi. Infatti Suragna perde palla in questo caso, Dalfiume finta al passaggio, poi si prende il tiro da 3 punti, cadono un po' tutti nel pitturato, Magrini ha la meglio perché conquista questo rimbalzo, si butta poi dentro, consegna a Suragna, preferisce aspettare e cercare una conclusione migliore. Sanguinetti in palleggio, serve schiacciato a terra Infante sul quale arriva il fallo in stereofonia da parte di Iattoni e Silimbani, secondo gli arbitri a commettere proprio l'ex forlivese. Sì, è stato un passaggio un po' difficile questo di Sanguinetti, perché dare una palla battuta a terra a un pivot della stazza di Infante in genere non è l'idea migliore. Infatti Infante aveva guardato il suo compagno ringraziandolo dicendogli dammela alta la prossima volta, però è stato comunque bravo Francesco a recuperare la coordinazione e andare su con decisione subendo questi due tiri liberi che sono veramente importanti per dare due possessi di distanza di vantaggio a Piacenza. In caso di realizzazione sarebbe una cosa molto importante, mancano 3 minuti e 10, Piacenza avanti appunto di due lunghezze che diventano 3 perché Infante manda a segno il suo primo tiro libero. Fa vedere molto bene Silimbani che appoggia questi due punti, torna quindi un solo possesso di vantaggio per la Becheri che può attaccare con Sanguinetti. Serve Matteo Suragna, si prende la conclusione pesante, la manda a segno, più 5, nettamente il massimo vantaggio per la Becheri in questa partita. Solamente il secondo canestro dal campo di Matteo in questa partita, però arriva come al solito un momento fondamentale, come fondamentale questo canestro di Silimbani che accorcia le distanze. È stato veramente, penso di dire che sia il migliore in campo di Faenza in questa partita Silimbani. E non potrebbe essere altrimenti giudicando quanto ha fatto nell'arco di tutta la partita. Intanto Magrini sbaglia questo tiro dall'angolo, corre Penserini che serve Iattoni che si gira, va a spalle a canestro, poi ricezione difficile da parte di Benedetti, ribaltamento di gioco, si va da Silimbani che dall'angolo colpisce nuovamente da 3 punti, va avanti di un punto Faenza. Evidentemente Silimbani deve averci sentito, vuole prendersi la palma di miglior giocatore in questa partita. Ancora Piacenza che si accoppia male in transizione, è costretto a rincorrere, Silimbani punisce dove punisce Gasparin da 2 punti, però ottimo ancora questo extra pass di Soragna, finalmente Piacenza riesce a trovare qualcosa di buono mettendo dei giocatori in angolo, nel primo tempo non era quasi mai successo. C'è un fallo fischiato su Silimbani, dovrebbe essere di Magrini. Adesso forse complice anche un po' lo sforzo
compiuto per compiere questa rimonta. Adesso Piacenza ha allargato leggermente le maglie difensivamente, riesce meno a tenere dal palleggio gli attaccanti avversari e l'area viene chiusa con tempi leggermente in ritardo rispetto a quello che è avvenuto nel magico terzo quarto. Si resta sul 69 pari, ultimo minuto e mezzo già iniziato. Sanguinetti è in possesso di palla e vediamo cosa combinerà Piacenza. Sanguinetti mantiene vivo il palleggio, ha costruito poco, lo si butta dentro, prova Malgrini, viene sporcato questo passaggio, soli 5 secondi, Piacenza deve andare alla conclusione sostanzialmente creando tutto nei 5 secondi tra la rimessa e i 5 dell'azione, ma ci penserà dopo il time out perché la panchina biancorossa ci vuole ragionare un attimo. Questi sono stati dei problemi, difficoltà nella costruzione di questa azione per Piacenza. Sanguinetti non ha sfruttato subito quello che poteva essere un comodo palleggio, arresto e tiro dopo il primo pick and roll, la difesa poi l'ha inseguito per il resto dell'azione, non è riuscito a battere subito il proprio uomo, a trovare scarichi comodi, si è dovuto trovare a fare uno scarico per Mattia Magrini che non era completamente libero. Comunque 5 secondi sono abbastanza per costruire un buon tiro, specialmente contando i 4 tiratori che è in campo Piacenza. Time out che si conclude in questo momento, Faenza è già pronta a giocare, Coach Vizzosi cerca di rubare qualche secondo in più, poi viene l'arbitro nei pressi della panchina biancorossa ad incitare i giocatori a tornare sul terreno di gioco. Rimangono i soliti 5 in campo per coach Bizzosi. Magrini ad effettuare la rimessa, prova a farsi vedere Sanguinetti che riceve il palleggio, lo step back per la conclusione da 3 punti che viene sbagliata molto bene Infante a rimbalzo contro 3 avversari, serve poi Gasparin, può quindi partire il nuovo attacco piacentino. Sanguinetti si butta dentro, fa partire un gancio sostanzialmente che non trova fortuna dal fiume, è già nell'altra metà campo. Sì, peccato perché comunque il tiro era complicato ma poteva entrare lo stesso quello di Sanguinetti. Gran rimbalzo di Infante, non era tutt'altro che facile perché appunto un tiro che non prende neanche il ferro, non ha una direzione precisa e può essere toccato da chiunque. Intanto uno degli ultimi possessi offensivi di questa partita su 69 pari, comanda come al solito Sanguinetti. Sarà poi spazio per l'ultimo attacco di Faenza, ma intanto Magrini si prende la tripla di Matteo Magrini per il più 3 a sostanzialmente 17 secondi dalla fine. Come si dice in questi casi, attributi quelli di Mattia Magrini? Assolutamente, assolutamente, perché è tutta la sera che tira male, però non ha rinunciato, aveva davanti tanti metri di spazio, lui è un attaccante puro e ha segnato la tripla più importante sicuramente di questa partita. È stato bravo Sanguinetti a non forzare, a fermarsi sulla lunetta e avere tutto lo spazio per avere il visuale libero per vedere i propri compagni. Il più libero di tutti era Magrini perché si è creato una pre-rotazione dal lato debole, lui era stato bravissimo a ricevere quel piede in movimento, a mettersi in ritmo e in equilibrio e a segnare questi 3 punti importantissimi. Adesso vediamo cosa sceglierà Piacenza difensivamente, se fidarsi della propria difesa oppure commettere fallo su magari su qualche giocatore che è stato battezzato come un non ottimo tiratore e tiri liberi. Fossi tu in campo, cosa faresti in questo momento? Io mi fido della mia difesa. Nel secondo tempo ha tirato da 3 punti con continuità solo Silimbani. Nel momento in cui riceve palla Silimbani a 3 punti, riceve palla Silimbani, forse commette fallo perché non è andato così bene ai liberi. Mentre gli altri giocatori presumibilmente possono essere un po' fuori ritmo, per cui mi fido della mia difesa. Vediamo quali invece saranno le direttive della panchina biancorossa. Riceve dal fiume, su di lui
Franco Bugato Sanguinetti, Soragna a difendere su Benedetti, la conclusione è pesantissima che non tocca neanche il ferro. Penserini prova a salvare questo pallone, però la rimessa sarà per Piacenza. Ovviamente dopo il time out, perché con c'è ragazzi ne ha ancora uno da spendere. E in questo caso cosa può fare Faenza se non commettere un fallo, sperare nello 0-2, perché mancano soltanto 6 secondi alla fine. Beh, ancora prima di commettere fallo deve fare un'enorme pressione cercando di stare in anticipo. La cosa che sicuramente arrenerà contro le speranze di Faenza è il fatto che Piacenza abbia due metà campo su cui poter fare la rimessa. Quello che mi ha lasciato perplesso dell'azione precedente è la scelta di tiro di Dal Fiume, poteva costruire forse qualcosa migliore ribaltando sul lato debole. Ha voluto forzare, se la sentiva, lui comunque è uno dei leader offensivi di questa squadra, era giusto che si prendesse la responsabilità, però era veramente troppo ben marcato e troppo fuori equilibrio perché il tiro potesse entrare. Tutto pronto per quello che potrebbe essere l'ultimo attacco di questa partita. Alla rimessa Piacenza con Matteo Soragna, pronto a farsi vedere Sanguinetti che non può ricevere, arriva la palla a Mattia Magrini, gli viene sporcata ma non c'è fallo, se ne è andato un secondo e quattro, ne rimangono altri 4.6 per l'attacco di Piacenza. Prova a farsi vedere nuovamente Magrini, sul quale arriva il fallo di Penserini, che adesso anche solamente un tiro libero realizzato darà della vittoria a Piacenza. Sì, perché mancano soltanto 3 secondi alla fine di questa partita. Tutto il peso è nelle mani di Mattia Magrini. Vediamo se sarà freddo abbastanza. Lui per ora ha un percorso netto in lunetta, 2-2. Cortissimo quel primo tentativo, scheggia malapena al primo ferro. Va con il secondo tentativo, questa volta a segno con l'aiuto del ferro. Tira un sospiro di sollievo tutto il Pallabecari. Non va a segno il tiro di Benedetti allo scadere. Vince Piacenza 7-3-6-9. Una rivolta che parte da lontano, dal meno 17 toccato in questa partita, poi l'aggancio, il sorpasso e la vittoria finale, appunto con il punteggio regolato in precedenza. Mattatori della sfida, i 4 biancorossi in doppia cifra, guida tutti Francesco Infante con 19, seguono Gasparin con 15, Sanguinetti e Magrini con 11. E tanti complimenti a Faenza perché ha giocato veramente un'ottima pallacanestro e si è dimostrato un'avversaria credibilissima per, anche per la squadra che al momento è la più in forma del campionato, sia Piacenza, che vince meritatamente perché ha giocato con carattere e con comunque tecnica e fisicità come in tutte le altre vittorie casalinghe. Sono 9 le vittorie consecutive per Piacenza, che quindi può proseguire nel suo cammino felice. È tutto per questa serata.